Carissimi Cresimandi, la parola di questa mattina evidentemente è soprattutto rivolta a voi. D'altra parte, nel momento in cui è rivolta a voi, sono certo che avrà qualcosa da dire anche a tutti quanti noi che siamo qui presenti. Voi sapete qual è il significato bello del sacramento della confermazione. Certamente lo avete appreso durante il tempo della vostra preparazione. Il significato bello fondamentale è questo. È il sacramento che vi rende maturi, maggiorenni, adulti nella vita della fede, maggiorenni, maturi, adulti nella vita della fede. È un aspetto da memorizzare bene. Noi sappiamo il significato di entrare nella maggiore età dal punto di vista anagrafico. Dobbiamo forse capire meglio il significato di questo ingresso nella maggiore età dal punto di vista della fede, cosa che avviene oggi, con il sacramento della confermazione. Che cosa significa dunque diventare maggiorenni, adulti nella vita della fede? Abbiamo ascoltato nella pagina degli Atti degli Apostoli una parola che proprio gli Apostoli pronunciano, ed è questa: noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato. È una parola che è importante rimanga nel vostro cuore, perché la vostra parola, quella che oggi vi è consegnata perché divenga luce della vita, ispirazione della vita, forza di questa vostra maggiore età, noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato. Ma entriamo un po' più dentro in questa parola, che ci dice due cose. Gli apostoli hanno visto e ascoltato qualcuno. Hanno visto e ascoltato Gesù. E Gesù sono diventati appassionati. Usiamo pure questa parola. Si sono innamorati di questo Gesù. È diventato il tutto della loro vita, la gioia della loro vita, la bellezza della loro vita. Hanno visto e ascoltato Lui, vivo. E da allora la loro vita è cambiata. Non hanno potuto più fare a meno di Lui, di averlo con sé. Questo è il primo aspetto di quelle parole. Ma ce n'è un secondo. Non possiamo tacere. Dal momento che questo Gesù è divenuto così importante per loro, si è piantato al centro del loro cuore, della loro vita, non hanno potuto più tacere. Hanno dovuto dirlo. Hanno dovuto testimoniare a tutti la bellezza dell'incontro con Gesù. Hanno dovuto proclamare a tutti la gioia di averlo con sé. Hanno dovuto testimoniare che incontrare Gesù significava avere una vita nuova, bellissima. Ciò che abbiamo visto e ascoltato, Gesù, non lo possiamo tacere. Questi sono i due elementi presenti in questa parola che oggi è consegnata a voi. E sono due elementi che segnano l'età matura della vita cristiana, della vita della fede. Perché?
perché non si è maturi nella vita cristiana fino a tanto che non avvertiamo che avere Gesù con noi è la bellezza della vita, è la gioia della vita, è un incontro che cambia tutto, è una presenza che salva, che salva. E nello stesso tempo non si è maturi e non si è adulti nella vita della fede se non si avverte l'esigenza dal profondo del cuore di testimoniarlo questo incontro che abbiamo fatto, di essere entusiasti nel parlare di Lui, di Gesù, nell'avere una vita da cui trabocca la gioia di avere Lui con sé. Si è maturi, si è adulti, si è maggiorenni nella vita della fede quando accade questo. Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato, ovvero com'è bello avere Gesù con sé e com'è bello testimoniarlo a tutti. È per questo che oggi voi avete due nomi nuovi che non dovete dimenticare mai più. Il primo nome nuovo è Teofilo, amici del Signore. E il secondo nome nuovo è Teoforo, portatori del Signore. Voi da oggi siete adulti nella vita cristiana perché siete teofili, cioè amici del Signore Gesù. E siete adulti nella vita cristiana perché siete teofori, portatori di Gesù. Ma in tutto questo, che ruolo ha lo Spirito Santo che tra poco riceverete? Che ruolo ha lo Spirito Santo che tra poco invocheremo? Ha il ruolo, il compito di donarvi questo, di donarvi questi due nomi, di donarvi quello che questi due nomi significano, di donarvi cioè un grande amore per Gesù e un grande desiderio di testimoniarlo e proclamarlo attraverso le parole e la vita. Non dimenticatelo quando tra poco invocheremo lo Spirito Santo e quando lo riceverete. Lui scende su di voi, entra nel vostro cuore per dirvi e ve lo ricorderà ogni giorno della vita. Tu sei Teofilo e io sono in te perché il tuo amore per Gesù possa essere sempre più bello, più gioioso e più vero. Tu sei Teoforo e io sono in te perché il tuo slancio nel testimoniare Gesù possa essere sempre più profondo, intenso e gioioso. Ecco ciò che oggi accade ed è bellissimo. Ecco perché per voi oggi è il giorno della maturità, della maggiore età, dell'essere adulti nella vita cristiana, perché questi due nomi vi sono donati dallo Spirito Santo e questi due nomi lo Spirito Santo ve li ricorderà continuamente. Ve li ricorderà continuamente, dicendo e sussurrando al vostro cuore: Teofilo, Teoforo, ricordati, tu sei Teofilo, tu sei Teoforo, ricordatelo.